Terza edizione allora, di, questo, di questo progetto eh, che conta in questi tre anni eh, una sessantina di incontri tra online e in presenza. E ringrazio l'amministrazione comunale di Villorba che eh, ci, ci sostiene, ringrazio il sindaco, non sono ringraziamenti formali ma è, è vero, è così. Eh, ringrazio Eleonora Rosso che è l'assessore la, alla cultura oggi non può essere qui in questa uh, apertura in questa mattinata perché è impegnata con un'altra attività in, in aeroporto, eh, per, ma tornerà e sarà anche un'occasione per salutarla di persona. Ma intanto eh, il eh, Francesco Soligo ha detto quello che eh, c'era che da dire, ovvero che il comune di Villorba. Sostiene e appoggia questa, questa iniziativa da tre anni. Io sottolineo sempre, poi chiudo questa parentesi, diciamo questa apertura eh, ufficiale. Eh, io sottolineo sempre che eh, non capita tutti i giorni che un'amministrazione comunale eh, si faccia promotrice eh, di un'attività culturale di questo genere eh? per tre anni. In modo non come dire occasionale, ma seguendo il progetto nella sua, eh, nel suo sviluppo, nella sua eh, interezza. Saranno due giorni intensi: eh, la, prima, la prima relazione, la prima conversazione eh, sarà dedicata a un tema nel quale l'intelligenza artificiale entra in modo pesante e non visto. E cioè la gestione dei conflitti, conflitti militari in questo caso. Avremo il colonnello Anghi Anglani che ci parlerà di queste cose. Nel pomeriggio parleremo, ci sarà una sezione eh, dedicata alla eh, sanità, tema molto, eh, molto complesso, molto articolato. Eh, una prima parte avremo l'intervento. Del, eh, del direttore generale eh, Francesco Benazzi eh, dell'URSS2, del eh, responsabile amministratore delegato Vincenzo Papes di eh, Centro di Medicina. Eh, avremo anche eh, l'intervento di un altro esponente della sanità, mh, Matteo Pilotto. Vedremo di capire come l'intelligenza artificiale entra nella vicenda quotidiana delle nostre questioni di salute. Chi ci mette cosa, chi ci mette soldi, chi ci mette tempo, chi ci mette investimenti. Nel frattempo, dietro quella porta, avrete la possibilità, oggi pomeriggio, è stata fatta una prima dimostrazione adesso, tornerà nel pomeriggio. Per la prima volta, per la prima volta in pubblico viene presentato un, eh, come chiamarlo, un manichino, una, un automa eh, di donna. Si chiama Victoria, eh, che guidata, seguita dall'intelligenza artificiale partorisce. Un bambino che si chiama Alex. Alex è un nome, mi hanno spiegato, che va bene per l'uomo e per la donna, così non ci sono eh, problemi. E viene seguita. La dimostrazione, io l'ho vista adesso per la prima volta, è davvero insomma realistica e affascinante. Vittoria reagisce, parla, dice i suoi sintomi, dice come la pensa, come sta. Eh, voglio dire, è una cosa interessante. E serve per l'addestramento e la formazione dei medici, ostetrici e ginecologi, del personale sanitario ed è eh, basata a Treviso. Al, al centro, come si chiama? <ride> centro di formazione appunto in questo settore, quello che si trova in via Emiliani eh, davanti al parcheggio Dal Negro. Tanto per dire, però da lì non era mai uscita e eh, ce l'hanno portata, quindi una cosa <ride> abbastanza interessante. Poi parleremo eh, di lavoro. Perché anche il lavoro è toccato dall'intelligenza artificiale e poi andando avanti, ma avete i dépliants eh, a disposizione e, e potete programmare le vostre, eh, le vostre presenze. Mi è stato chiesto di dire due parole di apertura eh, su, questa, su questa tematica e mh, eh, ho scelto tre parole, anziché due ne ho scelte tre, che possono in qualche maniera orientare anche per capire lo spirito con il quale noi di questo gruppo di Biblio Treviso, qui c'è Paolo eh, Ruggeri eh, che assieme a me fa parte del direttivo di Biblio Treviso e che da tre anni seguiamo questa vicenda oltre ad altre attività che Biblio Treviso compie eh, periodicamente in, eh, in città. Eh, ho scelto tre parole che forse possono aiutare, ripeto, la prima la prima è la parola velocità. L'intelligenza artificiale, quando abbiamo cominciato questo lavoro, era il 2020, e di intelligenza artificiale si parlava sì, ma non tantissimo. Qualche presenza sui giornali, qualche accenno, qualche più di qualche eh, intervento accademico ovviamente, nelle università si parlava molto, ma non usciva, non usciva questa, eh, questa storia diciamo. Eppure nel 2020, nel 2020, segnali che avremmo dovuto leggere e interpretare, IBM fa un rapporto e dice che il 2020 sarebbe stato l'anno della svolta dell'intelligenza artificiale. Il 2020. E dice in questo rapporto: nei prossimi 18-24 mesi, fino al 90% delle aziende è previsto che adottino tecnologie di intelligenza artificiale. Tre anni fa. Le date sono una chiave. In Italia. È stato pubblicato da solo 24 ore il rapporto Kinsey 2023, febbraio 2023. Il rapporto Kinsey dice che in Italia l'intelligenza artificiale ha raggiunto i 500 milioni di euro, cioè il più 32% rispetto al 2021. Due anni, 2021-2023, più 32%, velocità. L'intelligenza artificiale va veloce, va veloce. Questa è una cosa che dobbiamo sempre tenere presente perché continuamente leggiamo di intelligenza artificiale oggi, quotidianamente. E ogni giorno c'è una cosa in più. L'intelligenza artificiale va veloce. Con una velocità che dalla rivoluzione industriale non si era mai vista. Eh, per scrupolo, la macchina a vapore, fine 700, primi, 900, eh, primi 800, eh? le centrali elettriche, fine 800 all'incirca, le prime centrali nucleari, primi del 900, cento anni, cento anni, cento anni. Eh? Il primo volo, fratelli Wright, 1903. Primo volo nello spazio, 1961. La velocità della tecnologia, la velocità dell'invenzione, ma attenzione, velocità vuol dire anche che si sono ridotti i tempi di adattamento. Questo è il problema. Quando è cominciata l'età eh, com del vapore, diciamo, c'è stato un po' di tempo per abituarsi al fatto che passavano delle macchine a vapore eh, sulla, sulla rete ferroviaria, nelle, nelle industrie, insomma, cose di questo genere. Abbiamo avuto tempo. È arrivata l'elettricità. Cosa succede, cosa non succede, vediamo cosa capita. Abbiamo avuto tempo. Oggi non c'è. E quindi abbiamo bisogno di ripensare i tempi di adattamento alle innovazioni. È un problema culturale, è un problema di informazione, è un problema eh, fra i più interessanti. L'intelligenza artificiale ci costringe ad essere in grado di fare scelte e di capire velocemente dove stiamo andando, dove sta andando e dove stiamo andando. Seconda parola. Seconda parola è capire. Di fronte all'intelligenza artificiale di solito usiamo parole anche nella conversazione comune, tipo fenomenale, incredibile, sconvolgente, impressionante, oppure restiamo a bocca aperta come dei pesci. E noi, in questo progetto, abbiamo scelto di capire. Abbiamo, dopo abbiamo scelto di capire. Capire come funziona l'intelligenza artificiale, capire cosa l'intelligenza artificiale può far funzionare, capire le, le applicazioni e i rischi. Per capire bisogna conoscere. E per questo... Nel nostro progetto ci siamo rivolti ad esperti, 60 incontri abbiamo detto, eh? 60 incontri in cui dal docente dell'MIT di Boston al professore universitario di Venezia al responsabile di attività economiche nel territorio abbiamo invitato persone che maneggiano con consapevolezza questa, questa questione. Mm? Eh. Trovate tutti questi incontri, sono raccolti perché Mauro Gentile eh, ha provveduto, fa parte del nostro staff, eh, ha provveduto a fare la raccolta, li trovate nel sito Facebook del comune di Villorbo, potete consultarlo, vi mettete lì in una lunga serata estiva e eh, vi leggete, vi sentite tutte queste eh, cose qua. Abbiamo parlato di tutto. Abbiamo parlato di tutto perché bisogna parlare di tutto. Eh, sono pagine che vi invito a scorrere anziché quelle di un motore di ricerca, del più noto motore di ricerca. Scegliete queste pagine piuttosto che il più noto motore di ricerca. Terza parola, e finisco, divulgare. Divulgare. Velocità, bisogna capire i tempi di adattamento, capire, bisogna attrezzarsi con conoscenze adeguate, bisogna poi raccontarle queste cose, perché se uno se le tiene nel chiuso della sua cameretta non servono a niente. Mm? Divulgare, comunicare, diffondere, diramare, prorogare, propagare, pubblicizzare. Mi sono letto il dizionario Trecani online, tanto per non. Eh? Noi ci siamo dati questo obiettivo, attenzione: divulgare con tutta la serietà della scienza e della chiarezza. Vivo Treviso si occupa di scienza, di divulgazione del pensiero scientifico e fa divulgazione attraverso le voci di chi è in grado di sapere e di saper dire, due cose che vanno insieme. Allora, credo che questo è diciamo, l'area, il progetto, la, la, la linea sulla quale ci muoviamo. Sentire il peso della velocità e quindi stare attenti a quello che sta succedendo. Sentire il peso dell'informazione corretta, andarla a prendere dove sta veramente, non dove è eh, frutto di eh, invenzioni banalizzanti. E poi una quotidiana preoccupazione a far capire agli altri e a noi stessi per primi <coughs> che cosa sta... <coughs> Esatto. Che cosa sta succedendo? Ecco, spirito... L'intelligenza artificiale può migliorare la vita umana? E se me lo può scrivere in 30 parole, perché l'altra volta l'ho chiesto era, uno, era un romanzo. L'IA migliora la vita umana attraverso una diagnosi medica più accurata, veicoli autonomi che aumentano la sicurezza stradale, robot che automatizzano lavori pericolosi, assistenza personalizzata agli anziani e apprendimenti su misura nell'istruzione. Cos'è l'intelligenza artificiale? È una domanda diciamo, su cui ci si interroga da un po' di tempo. Una risposta un po' superficiale potrebbe essere l'intelligenza artificiale è quella disciplina scientifico tecnologica perché ha anche un aspetto puramente scientifico oltre che tecnologico che cerca di realizzare delle macchine che esibiscano un comportamento intelligente. Ora, la difficoltà nel capire bene il confine è che non è chiaro cosa vuol dire essere intelligente. E intelligenza può voler dire eh, non so, giocare a scacchi o suonare il pianoforte oppure la, la, diciamo, la possibilità di risolvere un problema difficile, però per esempio non ci rendiamo conto spesso che anche la percezione è un, è un problema che noi risolviamo con l'intelligenza, una buona parte della nostra corteccia eh, è dedicata alla percezione, anche se non ce ne accorgiamo, perché naturalmente basta aprire gli occhi per vedere il mondo in 3D, eccetera. Uh, Alan Turing in un celebre articolo che può essere indicativo anche sottolinearlo, uscito nel 1950 in una rivista di filosofia, si poneva questa domanda, cioè può una macchina essere intelligente, cos'è l'intelligente, eccetera, eccetera. E ha proposto in quel famoso articolo quello che oggi noi chiamiamo il test di Turing, dove sostanzialmente eh, è un test, secondo Turing, che non tutti accettano comunque, che secondo cui io posso dire che una macchina è intelligente. Se la macchina riesce ad ingannarmi facendomi credere di essere un essere umano. Ecco, diciamo che è già interessante sottolineare il fatto che si parte dall'inganno e <ride> questa è una cosa interessante. No? Se noi pensiamo a una ventina di anni fa, 25 anni fa, eh, che iniziava internet, eh, stava un po' sulla bocca di tutti. Tutti parlavano di Internet, c'erano i convegni su Internet, in televisione iniziavano ad essere invitati gli esperti di Internet, dove sotto c'era scritto esperto di Internet. Um, adesso non se ne parla più: Internet è andato via? No, Internet sta ovunque. Um, però è diventato un po' come l'acqua per i pesci, è diventato un pochettino come l'aria per noi. Eh, sta da tutte le parti, è così pervasivo che non ce ne accorgiamo più che esiste. È diventato un qualcosa di, ma certo, te lo mando, ti mando un file tramite email, ti mando un file tramite Whatsapp, um, non diciamo più te lo mando via internet o mi collego su internet oppure vado su internet. Nonostante internet stia aumentando di utilizzo e sia ovunque, l'intelligenza artificiale farà la fine di internet, farà la fine che ha fatto internet, ovvero Oggi è sulla bocca di tutti, oggi facciamo convegni sull'intelligenza artificiale e quando arriva un esperto in tv sotto c'è scritto esperto di intelligenza artificiale. Però un domani, già tra una decina d'anni, una quindicina d'anni, tutto questo buzz sull'intelligenza artificiale scemerà. Non si parlerà più di intelligenza artificiale, l'ho fatto con l'intelligenza artificiale, oggi lo diciamo, l'ho scritto con l'intelligenza artificiale, intervistiamo l'intelligenza artificiale. Non ne parleremo più davvero così perché sarà dappertutto. A livello di regolamento sulla I siamo ancora un pochino indietro, a livello europeo non per la predisposizione ma per l'approvazione. In Italia siamo precursori per cui su alcuni aspetti... Le attività di intelligenza artificiale sono già state regolate, per esempio in ambito di videosorveglianza, laddove da una parte ci dicono oggi è regolato e sappiamo cosa fare, dall'altra parte sono state date delle autorizzazioni in alcuni casi specifici a utilizzare sistemi anche di intelligenza artificiale per il riconoscimento facciale. E ricordiamo in questo caso che a livello europeo più volte eh, van der Leyen piuttosto che altri hanno detto blocchiamo questi sviluppi, sblocchiamo, fermiamoli per almeno cinque anni i sistemi di riconoscimento facciale perché ci sono dei rischi, perché i sistemi non sono sicuri, perché come si diceva prima, dicevano prima i relatori, c'è un rischio sull'utilizzo dall'altra parte anche di persone malintenzionate. A livello europeo il passaggio sarà quello di dire responsabile produttore. Vuoi mettere in commercio un prodotto rispondi te. Questo perché eh, qualche anno fa già io ho fatto degli interventi sull'intelligenza artificiale, sempre a Treviso, per cui siete precursori in questa, eh, in questa materia, in, questo, in questi sviluppi che noi pensiamo essere il futuro, in realtà sono attività che già eh, dobbiamo affrontare da tanto tempo e si diceva ma chi è responsabile, civilmente anche da un punto di vista assicurativo, su macchinari, all'epoca si parlava delle macchine a guida autonoma, avevano un problema. Loro dicevano: "Macchina guida autonoma, chi deve farsi più male o eventualmente morire in caso di sinistro?". E il passaggio era beh, non il conducente, il conducente tendenzialmente ha comprato la macchina, quindi il passeggero eh, che mi diceva: eh, se c'è la suocera accanto, parliamone. Però accanto può esserci il mio figlio piccolo". E allora la mia scelta non sarebbe stata quella probabilmente. Quindi è una scelta che dobbiamo fare in modo consapevole, capendo chi deve rischiare maggiormente e il problema era sulle assicurazioni. Chi ci assicura in un caso di questo tipo? Qual è l'assicurazione che si prende il rischio senza sapere chi veramente ha sbagliato, il produttore, chi ha sviluppato il software? Il secondo ambito che vorrei proporre è quello della pianificazione delle operazioni e come l'intelligenza artificiale potrebbe velocizzare e rendere molto più efficace questo settore. Operazioni psicologiche. Le operazioni psicologiche sono quelle operazioni che non prevedono un intervento fisico e infatti molte volte sono svincolate dai conflitti fisici, possono avvenire prima come preparazione del conflitto, possono avvenire durante per esacerbare alcuni effetti oppure possono avvenire anche in assenza di un conflitto quando diciamo, alcuni soggetti iniziano a confrontarsi in maniera competitiva. In particolare ci confronteremo sui social network. Qual è il fine dell'operazione psicologica? È quello di corrompere, di infrangere, di rendere meno efficace la volontà di una nazione, di un popolo, di un'alleanza, di una qualunque compagine umana nel sostenere il confronto con la controparte e quindi far venire meno la volontà di sostenere il confronto. Il che darebbe chiaramente alla controparte un grosso vantaggio. In particolare, come dicevo, guardiamo ai social network, perché i social network consentono oggi come oggi alla propaganda di raggiungere in maniera capillare ogni singolo individuo praticamente nel globo. E per far ciò io mi concentrerei su Facebook, che è uno di quelli più diffusi come social network, e anche di quelli un po' più, eh, diciamo, eh, utilizzati, forse. L'algoritmo di Facebook, nello scegliere i contenuti che vengono mostrati a ciascun soggetto, a ciascun profilo utente, lavora in quattro step. Innanzitutto crea un elenco dei contenuti che possono essere mostrati. Cerca di capire di che cosa tratta ogni contenuto, ogni post. Dopodiché fa delle previsioni su come l'utente reagirà al post che è candidato a essere mostrato. Come lo fa? valutando le interazioni che lo specifico utente ha avuto tendenzialmente, il tipo di contenuto, i contenuti visuali vengono privilegiati e la popolarità del post. A quel punto fa una lista e assegna un punteggio a ciascuno di questi contenuti e li mostra esattamente nell'ordine della classifica che ha composto. Il punteggio assegnato premia contenuti pubblicati all'interno all della rete dei contatti personali, quindi degli amici oppure pubblicati all'interno dei gruppi utente a cui il soggetto, l'individuo appartiene. I contenuti, il cui creatore pubblica con una certa frequenza, i contenuti visuali, come dicevamo prima, in particolare sono privilegiati video piuttosto non troppo lunghi, ecco, e anche il fatto che il contenuto sia o meno oggetto di inserzione, quindi c'è un soggetto magari commerciale, politico, non so, che ha un interesse, quindi ha... Ehm, condividere questi contenuti e quindi paga banalmente il social per far salire in classifica il proprio contenuto soprattutto vengono privilegiati i contenuti che incoraggiano la discussione vengono invece penalizzati i contenuti ripetitivi e link esterni chiaramente per i link esterni c'è anche una ragione commerciale perché facebook non, non, non vuole che guadagnino altri diciamo col proprio lavoro e quindi cerca di eh, penalizzare quelli che rimandano a link esterni. Allora proviamo a pensare come in questo campo l'utilizzo di bot, quindi di programmi automatici, possa migliorare e rendere più efficace una campagna informativa o disinformativa. Quindi per, per eh, esacerbare l'incentivo alla discussione possiamo scegliere tematiche divisive che naturalmente favoriscono il dibattito. Per eh, diciamo, enfatizzare la frequenza di pubblicazione e la pubblicazione in molteplici gruppi e cerchie, quindi ampiezza nel tempo e nello spazio, l'utilizzo di bot è sicuramente qualcosa che dà qualcosa in più, perché eh, l'automa è più veloce dell'umano nel pubblicare e nel, nel tempo e nello spazio, come dicevamo prima. L'aspetto diciamo, sfavorevole è che tendenzialmente un bot, essendo un automa, pubblicherà in maniera ripetitiva non è capace di alimentare autonomamente la discussione e non riesce a simulare efficacemente un profilo umano che renderebbe più credibile il contenuto. Tuttavia, diciamo, agendo su questi tre elementi noi andiamo a incrementare la popolarità del post, quindi gli facciamo crescere il rating, crescendo il rating la platea diventa sempre più ampia. Molti, per, molti umani che leggono il post e magari lo condividono o lo trovano interessante, cominceranno a pubblicarlo nei propri gruppi e nelle proprie cerchie. Discussione sempre più estesa, popolarità del post sempre maggiore, un effetto valanga. Vediamo come possiamo migliorare ulteriormente questa cosa sostituendo i bot ripetitivi, schematici, automatici con dei chatbot. Quindi, dei bot basati sui modelli di linguaggio recenti che simulano in, in moltissime lingue la conversazione umana con un'accuratezza mai vista prima. Magari qualcuno ha provato a giocare un po' con Chat, con chat GPT, avrete visto che la sua simulazione dell'interazione umana è veramente notevolissima. Perché possiamo usarli? Perché sono in grado di diffondere concetti senza essere ripetitivi. Lo stesso concetto possono declinarlo in maniera differente evitando la ripetitività. Sono in grado di alimentare autonomamente la discussione perché noi possiamo pensare di utilizzare due chatbot che facciano un contraddittorio, l'uno programmato a propugnare una tesi e l'altro programmato a negarla, però diciamo con un'efficacia minore, di modo che dal dibattito a mezzo social possa addirittura emergere e venire rinforzata l'idea originale che noi volevamo propagandare non solo parliamo della parte dei profili utente. Oggi come oggi sono disponibili delle AI eh, generative grafiche, i cosiddetti deep fake, che sono in grado di creare contenuti visuali assolutamente indistinguibili da quelli autentici. In questo modo noi possiamo uh, creare dei profili fake veramente molto simili a quelli umani, perché normalmente i bot quelli tradizionali non hanno foto o personali o se le hanno sono poco significative, hanno tendenzialmente una serie di immagini che sono prese da internet, sono meme, sono, sono cose che rendono facilmente riconoscibile il bot dall'umano e poi sono, come dicevamo prima, ripetitivi, una volta che partono con un argomento si vede che l'interazione è sempre quella, cioè loro postano ossessivamente questi contenuti. Ed ecco quindi quella che io immagino essere la traiettoria evolutiva della gente disinformante. In principio i cosiddetti troll, che erano degli umani, che intervenivano nei gruppi di discussione e e per fomentare discussione, divisione, lanciare diciamo, zizzania tra virgolette tra gli utenti, erano credibili perché umani però anche loro erano facilmente individuabili per questa loro azione, così eh, eh, come posso dire, di sabotaggio e soprattutto erano limitati come azione nel tempo e nello spazio. I bot, i cosiddetti zombie, i profili zombie, eh, sono poco credibili e facilmente individuabili, ma portano avanti un'azione massiva, proprio come un'orda di zombie che si muove lenta, incerta, però si muove in massa. L'ultima prospettiva è un esercito di cloni alla Star Wars, per così dire, quindi dei soldati perfettamente addestrati, efficaci, efficienti ma sintetici, che sono credibili, difficilmente individuabili e portano avanti un'azione massiva e coordinata. Possiamo... Prima Dai, di parlare di contromisure, secondo me è bene riassumere questo concetto. Quindi, io distribuisco un'immagine, un video breve. Che non è supportato da un ragionamento logico, costru costruito per poter dire questa è la mia tesi, ma in realtà, in poche parole, e con l'immagine creo un'idea. È un'idea che mi deve servire per creare un certo punto per, la mia, per la mia campagna. Una volta che l'ho creata, prima la utilizzavo come persona, dopo l'utilizzavo con i bot che sono dei sistemi automatici. Poi, alla fine, c'è un computer molto più elaborato che elabora in maniera con delle eh, argomentazioni anche più complesse e lo condivide con tutti. Quindi diciamo che è stata individuata come prima arma, chiamiamola così, reale, l'utilizzo della disinformazione come la disinformazione di quando lanciavano i bigliettini al di là del, del confine. Questa è una possibilità. Quindi è una possibilità che viene utilizzata dall'intelligenza artificiale così come è evoluta. Quindi è un'evoluzione solo per quanto riguarda questa prima parte che è concentrata sull'aspetto della propaganda. Esatto, chiamiamola così. È, una, è, una è un possibile scenario, diciamo, che non abbiamo prove si sia realizzato, però possiamo immaginare, prendendo in considerazione quelle che sono le caratteristiche disponibili per i moderni chatbot. Sì, però scusi, prove, prove certe non ne abbiamo. Sì, però segnali che probabilmente operazioni di questo tipo si siano svolte, magari ce ne sono. Così. Mm, io, io non posso, non posso eh, diciamo. Mm, No, non, non credo che ci siano prove, prove no, direi di no. no. no ma sicuramente no. ci sono delle prove per quello che abbiamo detto prima, troll e bot sicuramente sì, questo avviene. Certo. Eh, eh, per lo step evolutivo io credo che non si sia ancora dispiegata questa realtà, anche perché non tu, me, mentre gli strumenti necessari a portare quel tipo di azione disinformativa sono alla disponibil nella disponibilità ormai eh, più o meno di tutti, la possibilità di avere accesso a delle intelligenze artificiali così evolute è solamente recente e non è, non è anche per questioni economiche. Nella disponibilità di tutti. Quindi io non credo che sia un, un presente che si è già dispiegato, ma è sicuramente un futuro con cui potremmo avere a che fare. Allora, io partirei, diciamo, ehm, con, con un'analisi eh, sull'intelligenza artificiale alla luce di qualche dato. Uno in particolare che ho trovato e, e lo riporta all'Organizzazione Mondiale di Sanità e dice che l'economia globale potrebbe creare 40 milioni di nuovi posti di lavoro nel settore sanitario entro il 2030 parliamo a livello mondiale, ma entro quella data nel mondo ci saranno 9,9 milioni di medici, infermieri, operatori sanitari e ostetriche in meno. Quindi da un lato una crescita dei bisogni assistenziali, dall'altra un un calo drastico delle figure professionali che possono rispondere a questi bisogni. È un fenomeno globale, ma è anche un fenomeno che può essere letto in chiave locale. Ma la domanda è, eh, sono, questa è la previsione, ma l'intelligenza artificiale come si colloca e come si potrà collocare nel rapporto tra un medico e un paziente? Il Covid è stato eh, una cosa, uno tsunami, ma è stato uno tsunami anche perché... Ci ha spiegato che la medicina, lo ha capito anche il legislatore nazionale, che la medicina andava interpretata in modo diverso. Abbiamo lavorato per tanti anni nella logica che l'ospedale era il centro del mondo e intorno all'ospedale si doveva fare tutto, dalle prestazioni specialistiche, ovviamente, a, agli interventi di alta intensità, cardiochirurgia, neurochirurgia, eccetera, eccetera, eccetera. È cambiato un mondo perché? Perché grazie alla medicina, è come siamo curati. Il tempo di vita si è allungato, la qualità di vita è aumentata e sono aumentati gli anziani. Io faccio parte di questa categoria, per la cronica, gli over 65 sono anziani. Allora è chiaro che questo ha richiesto ovviamente una, un cambio di mentalità. Come è avvenuto questo cambio di mentalità? Grazie al Covid, il DM77, ma soprattutto il PNRR, la missione 6 al punto componente 1 ha spiegato che è fondamentale, sono fondamentali le reti di prossimità. Cosa sono le reti di prossimità? Le reti di prossimità sono quelle cose che partono da un corpo centrale e si diramano nel territorio per dare le risposte al territorio e in particolare come diamo queste risposte? Con la telemedicina. E faccio un esempio, chi ha avuto la fortuna di andare in Canada, io non sono mai stato in Australia ma è la stessa cosa, succede lo stesso nella Svezia e in Finlandia. In momenti, uno perché le percorrenze sono lunghissime da un ospedale all'altro, per cui uno ha bisogno di essere visto prima. Dall'altra parte, d'inverno, in Svezia o in Finlandia, uno non si muove perché la viabilità non è certamente facile. E l'hanno cominciato a curare, tutti a curare, nel senso a vedere col teleconsulto, quindi con la telemedicina, eccetera, i pazienti che sono a domicilio. Lo hanno fatto come? Come stiamo noi iniziando a fare sostanzialmente? Quindi spostando col DM77 le cure a domicilio, non a caso si parla di case di comunità, si parla di ospedali di comunità e si parla di infermieri di famiglia. Perché ricordo a tutti che l'infermiera di famiglia è una persona altamente qualificata, un laureato, che sempre di più avrà delle competenze superiori e che potrà decisamente fare il monitoraggio. Di, di certi parametri ecco perché quando parliamo di ovviamente biosensori parliamo di sensori device indossabili che già eh, c'è un bel lavoro di Nature nel 2007 dove negli Stati Uniti nell'area di Los Angeles con dei dispositivi indossabili venivano gestiti tutti i pazienti diabetici, cioè parliamo di milioni di pazienti noi lo stiamo già facendo, nessuno lo sa chi è diabetico lo sa eh, già lo facciamo direttamente con il nostro centro antidiabetico. Abbiamo iniziato a fare dei percorsi per ovviamente soprattutto per i pazienti cardiopatici, chi ha fa uso di pacemaker, chi ha il defibrillatore, possono già essere monitorati direttamente. Quindi, quindi vengono non chiamati a visite di controllo come una volta con costi sociali importanti di trasporto, ma vengono tenuti in osservazione e chiamati solo se effettivamente questo serve. Questo per dire cosa? Sì è vero, mancheranno i medici perché c'è, eh, lo sappiamo, una crisi vocazionale, perché i nostri medici sono quelli meno pagati d'Europa. Bisogna che ci ricordiamo anche di questo. Però è una crisi vocazionale che c'è in tutti gli Stati. Per se voi guardate i vari giornali, da New England ad altri giornali, la carenza di medici è europea e mondiale. Allora, come, cosa, come si fa a qualificare? i medici che sono meno e dare comunque risposte, con l'intelligenza artificiale proprio, cioè cercando sempre di più di utilizzare dispositivi vestibili, eh, dispositivi in rete, la tele, teleconsulto, telemedicina e dando al medico, che a fine è la figura importante, chiaramente... L'aiuto per la diagnosi, poi vedremo se serve, vi diremo delle cose. Ma soprattutto dare la possibilità al medico di parlare di più, cioè di avere la possibilità di parlare con l'utente, di parlare col paziente. L'intelligenza artificiale ci aiuterà a fare questo perché ci darà la possibilità ai professionisti di avere un po' più di tempo per essere umanizzanti. Stiamo iniziando dei percorsi molto importanti sia a casa del paziente che a livello ambulatoriale e ovviamente cosa è cambiato in questi anni? È cambiato che l'intelligenza artificiale ci consente, rispetto a una volta, al fatto che è programmata un po' come il cervello umano, cioè non è completamente plasmata, è programmata per apprendere e di conseguenza prendere delle decisioni. E qui poi faremo una sottolineatura perché prendere decisioni sappiamo cosa vuol dire. Bene, è completamente cambiata radicalmente la posizione da quando i nostri software, perché l'intelligenza artificiale è un grande contenitore all'interno del quale noi abbiamo il machine learning che è di fatto l'apprendimento, quello che noi apprendiamo. Quindi quello che noi stiamo portando a casa del paziente, vi faccio solo l'esempio di come ha cambiato la vita il sensore del diabete per i ragazzi giovani che hanno un diabete di tipo primo. A questi era precluso fare lo sport, era precluso muoversi da casa, si pungevano non so quante volte al giorno. Questi adesso hanno ripreso una vita sociale, perché effettivamente abbiamo un sensore intelligente il quale va a ritarare la quantità di insulina che si somministra in base alla glicemia, in base al controllo di quello che anche introduce. Quindi è un po' questo che rappresenta, cioè il nostro cervello umano è programmato per avere anche una reazione. Ovviamente riconosce le situazioni come... Con situazioni ripetitive, perché l'esperienza poi è la fine. La differenza ancora, se dobbiamo trovare una differenza su questo, è che mentre il nostro cervello riesce anche a predire, l'intelligenza artificiale predice in base a quello che noi gli abbiamo somministrato, e cioè i famigliati big data che per riassumere la faccenda per noi sono i cinque sensi. Noi eh, come sanità privata naturalmente abbiamo meno eh, elementi o meno diciamo così, eh, possibilità di usare l'intelligenza artificiale perché naturalmente soprattutto la facciamo nella diagnostica perché poi diciamo così, i nostri campi sono molto più ristretti rispetto a quello che è la sanità pubblica ma questo è il nostro ruolo. Ecco, noi la stiamo impiegando molto eh, nella parte diagnostica, quindi nelle risonanze, nelle TAC, Adesso stanno arrivando i primi ecografi, diciamo anche quelli con l'intelligenza artificiale. Oggi però va di moda molto, tutto quello che viene preso o che deve essere acquisito deve avere tutta l'intelligenza artificiale, perché se non c'è la parola intelligenza artificiale non, si può, non, non va di moda oppure non va bene. Ma in realtà non è così, è un percorso che stiamo facendo e secondo me l'intelligenza eh, artificiale eh, è una parola importante perché da noi il, il paziente cosa dice? Dice ma la diagnosi viene fatta dalla macchina o viene fatta dal medico? E su questa diatriba naturalmente nasce tutte le paure che, e i discorsi che tutti fanno. Ma in realtà l'intelligenza eh, artificiale non è altro che un, met un metodo in maniera tale che fa sì che le macchine naturalmente riescano a fare delle immagini più velocemente, migliori, in maniera tale che permettono al medico di fare una diagnosi più precisa. Quindi, non c'è un concetto, cioè quello che secondo me deve passare l'informazione ai. Ai, diciamo così, ai cittadini è che la macchina non va a sostituire il medico, anzi lo aiuta a prendere le decisioni giuste. Pensate a come venivano fatti gli esami anche solo 5-6 anni fa, l'elettrocardiogramma su un foglio di carta, il medico che firma e quello è l'esame. Adesso con questa forte spinta digitale gli esami vengono fatti in maniera digitale, quindi vengono tutti questi parametri dai sensori, dai dispositivi, dalle risonanze, transitano attraverso una rete informatica. Questi dati poi arrivano a dei database, a dei contenitori e provate a pensare, milioni e milioni di dati eh, che si accumulano, quindi dal punto di vista tecnico sicuramente è un tema eh, importante, hanno un valore enorme questi dati perché comunque consentono poi, una volta elaborati, di eh, trarre delle informazioni ma come trarre informazioni in maniera corretta da questi dati, perché io devo slegare ehm, il dato della persona dal dato oggettivo per poterlo elaborare, non tecnicamente, ma ovviamente per tutelare il paziente. Quindi, ehm, questa mole di informazioni deve essere disassociata, disaccoppiata dall'informazione personale riguardante il paziente per essere poi elaborata, utilizzata, inserita all'interno di modelli di calcolo, matematici, logici, eh, statistici, per poi aiutare eh, queste macchine a, ehm, a fornire una, una diagnosi più corretta. Quindi ecco, sicuramente questo passaggio... Eh, a cui abbiamo assistito tutti in questi ultimi anni relativi ai telefonini, alla digitalizzazione, ha, ci ha staccato dai, dai documenti cartacei e ha trasformato però queste informazioni in informazioni digitali. E quindi ecco il dato sanitario comunque è sempre stato un dato a maggior tutela, cioè tutela molto elevata. Quindi, dal punto di vista nostro c'è una grandissima attenzione. a volte... Che può sembrare anche un limite um, nel non um, usufruire, nel non disporre del dato in maniera totale, però ecco la tutela dell'informazione del paziente per noi è insomma, fondamentale perché eh, si tratta di dati sanitari, per cui pensate cosa succederebbe se ci fosse, beh, ogni tanto succede che c'è qualche. Che è qualcuno che se ne appropria, eh, lì anche lì è un business e eh, quindi noi insomma, stiamo molto attenti a, questa, a questo aspetto, come penso anche, insomma, anche voi. Eh, ecco, però ecco sì, il tema diciamo che sta venendo fuori molto anche perché non c'è più la carta. Oggi un trevigiano su 5 ha più di 65 anni, eh, sono 200.000 gli over oggi in provincia di Treviso, tra 15 anni diventeranno 300.000. Quindi la fascia anziana della popolazione andrà a rappresentare i due temi è una piramide insomma che non ha più la forma della piramide è un'altra forma è rovesciata completamente rovesciata come si inserisce l'intelligenza artificiale nelle risposte che serviranno da qui al prossimo futuro la strategia è lavorare soprattutto sugli stili di vita anche attraverso la tecnologia per cercare di aiutare processi diciamo di eh, miglioramento delle prassi miglioramento dei comportamenti perché poi alla fin fine insomma eh, lo stile di vita Uh, come dire Influenza per il 60% sull'esito della vecchiaia di ognuno di noi. L'altra è la biologia, l'altro è l'ambiente che valgono il 40% nel loro totale, ma per il 60% noi abbiamo la possibilità di influenzare. Se possiamo influenzarlo, eh, allora diventa eh, interessante spingerlo più in là. Cosa ha a che fare questo con l'RSA? Ha a che fare con il fatto che le RSA non possono essere vissuti. Come organismi espulsi dalla società, ma se vogliamo che possano essere intese come un'opzione della società, una buona opzione della società, devono interessarsi alla comunità nelle quali sono inserite e quindi devono interessarsi alla qualità della vita di tutto ciò che sta attorno. La dico in Veneto: le RSA devono diventare delle parrocchie laiche del socio sanitario per i vecchi. Parrocchie in Veneto significa che quando qualcuno aveva un problema tanti anni fa si rivolgeva al parroco e trovava nella parrocchia una comunità in grado di accoglierlo e di dare una risposta solidale, di integrazione e di aiuto. Ecco, noi stiamo lavorando per fare in modo che l'Isra, per quanto riguarda l'Isra, possa essere vissuto dai cittadini come qualcosa di buono. Non ci si può. Eh, pensare, ecco la, la frase per cui piuttosto che andare in casa di poso meglio morire, ecco, ecco noi stiamo lottando allacremente contro questo stereotipo, che è uno stereotipo assurdo. Perché, provincia di Treviso, il 48 degli ultra 75 anni oggi abita da solo, non ha una famiglia a cui fare affidamento. Allora, il punto di domanda è, come riorganizziamo e come rispondiamo ai bisogni di queste persone? Noi diciamo attraverso un articolato sistema che ha come ipotesi, anche la struttura per anziani, ma anche tutta una serie di interventi intermedi su cui magari parleremo, che sono ad esempio il Co-housing, che ha avuto un grande successo da noi, che sono ad esempio i mini alloggi, che sono ad esempio la stessa domiciliare, che sono ad esempio il centro di uno e così via. Vale a dire cioè una serie di opportunità e opzioni che rispondono in modo diciamo così, eh, mirato alle diverse problematiche che possono eh, come dire, essere vissute dagli anziani e dalle famiglie all'interno del loro processo di invecchiamento. L'Europa ci sta aiutando diciamo in tre modi, uno lo accennava il nostro direttore il dottor Pavan è quello di spostare l'asse sulla prevenzione intesa come modifica degli stili di vita e quindi introducendo anche l'idea della longevità per cui da che si nasce abbiamo appena visto nel momento no, di Alex giusto ecco Uh, in avanti, diciamo, si espande il concetto della longevità, per cui si va oltre anche una segmentazione, diciamo così, per fasce di età, ma l'idea è che come si mangia, quanto ci si muove e che tipo di relazioni sociali si hanno sono tre determinanti proprio della, della salute. Per fare questo, sostanzialmente il grosso, diciamo così, del sostegno anche finanziario allo sviluppo va da un lato. Nelle modalità che fanno crescere i cittadini su queste tre competenze, proprio in termini di consapevolezza. La spinta, ad esempio, è quella di far crescere la capacità di accessibilità all'online. Allora noi su questo abbiamo un progetto Horizon, che è un programma di ricerca che proprio spinge alla crescita delle competenze digitali degli utenti, quindi dei cittadini, ma anche dei servizi, ad esempio. L'altro elemento. Si parlava prima del monitoraggio, per esempio, dei livelli glicemici. È portare quell'automazione, ormai resa sempre più accessibile, tema degli smartwatch o delle applicazioni, a misura di tutti, eh, renderla sempre più facile. Quindi, per esempio, Isra sta crescendo nelle competenze di co-disegnare, quindi pensare insieme agli utenti come deve essere questa tecnologia per essere intuitiva, facile, usabile. Ecco, e il terzo elemento è quello delle previsioni, quindi collegandomi al tema dominante dell'intelligenza artificiale, facendo sì che si sviluppino eh, sistemi in grado di prevedere, eh, a partire da pochissimi indicatori, ad esempio se diventeremo ipertesi piuttosto che diabetici, piuttosto, e questo è il nostro diciamo, elemento centrale, se sviluppiamo eh, forme di decadimento cognitivo, eh, attraverso magari, per dire, come interagiamo con... Uh, uh, che ne so, un microonde una lavastoviglie eccetera possiamo oggi mettere questi, questo internet delle cose quindi sistemi intelligenti che capiscono se il nostro comportamento è coerente alla funzione oppure in modo silenzioso possono fotografarci diciamo uh, uh, per dare poi a psicologi, medici insomma, un po' di informazioni. Sicuramente l'AI generativa, quindi c'è il GPT che non è l'AI analitica ma è un ambito diverso, mentre l'AI per quello che stiamo vedendo dal nostro punto di vista, avrà un impatto forte su quello che è il modo in cui le aziende si relazioneranno con i propri clienti, perché la possibilità di avere un dialogo, si è parlato prima anche di assistenti vocali e così via, permetterà di avere una conversazione totalmente differente all'accesso alle informazioni, a volte anche vaste come in termini di catalogo e così via, molto, molto più personalizzata e molto più efficace. Quindi le aziende faranno, sicuramente potranno fare leva su questi modelli per migliorare i servizi che offrono e la relazione che possono avere con i propri clienti. Si lavorerà di più, secondo te? Di meno? Si lavorerà diversamente? Ma allora, sui licenziamenti in massa, cioè, francamente questa è un po' una cosa su cui mi astengo, perché non... sì, mi pare di... Anche perché sono anche parte di un sindacato, quindi eh, non dire faccio niente. parte della FEMCISL yeah. anche, e, e anche del CAI, della mia azienda, quindi del sindacato europeo, per cui mi sento di dire che su questo argomento va, entrano in gioco troppi altri fattori economici, per cui su questa cosa... Non me la sento di rispondere. E le skills sicuramente sì, cioè quindi le competenze e. Mi viene da dire, Lorenzo parlava prima uh, del fatto di essere anche sempre più stressati. Io, ad esempio, mi sono molto approcciata a, eh, alla meditazione, ad esempio, e a studiarla, um, anche a dei corsi eh, con dei trainer per la disintossicazione digitale, che potrà sembrare una stupidaggine. Però una, una delle cose fondamentali è vivere correttamente con la tecnologia perché abbiamo scaturito una dipendenza. Che, è, eh, che è, è sem sembra meno come posso dire, eh, eh, tragica di altre dipendenze, no? però sostanzialmente crea dei problemi al nostro sistema nervoso e anche osseoscheletrico no? che, che sono eh, incredibili. Quindi, diciamo così, ecco questo è un esempio di nuove, di nuove professioni.